Affluenza record a Palazzo Mezzanotte per la Small Cap Conference 2014. L'evento, dedicato alle piccole e medie imprese, è arrivato alla sua quarta edizione. L'obiettivo era quello di consolidare il legame tra gli investitori e le società di media e piccola capitalizzazione quotate sull'AIM e sul mercato principale. Questa conference, con oltre 400 partecipanti quest'anno, è la testimonianza che iniziative di questo tipo sono apprezzate dal mercato, anche perché è un mercato che sta crescendo, con 55 società quotate su AIM Italia, ovviamente diverse società sulle MTA di piccola e media dimensione, quasi 2 billion di market cap e 19 IPO quest'anno, attrae l'attenzione di una popolazione sempre maggiore di investitori e di operatori. L'amministratore delegato di borsa, Raffaele Ierusalmi, ha premiato le due società che si sono distinte per le loro performance sui mercati, Italia Independent Group e Tribu Media. L'AIM è un piccolo mercato con piccole società, quindi in realtà l'obiettivo dell'investitore è a medio termine. In tutto questo noi abbiamo scelto di mettere sul mercato circa il 45% delle azioni, raccogliendo 27 milioni su una società che ne fatturava 21 all'origine, che oggi ne fattura 30. Le imprese quotate hanno utilizzato questa occasione offerta da borsa per presentare i loro risultati e i loro progetti. Le principali caratteristiche che ci ha dato la quotazione in borsa, le riassumo, sono per me tre: la solidità, la legittimità e la credibilità. Nel 2014 sul mercato AIM, quello dedicato alle piccole e medie imprese, ci sono stati 19 nuovi ingressi.